Oggi, grazie a Rossi Salute, siamo in compagnia del dottor Caprara, medico estetico e odontoiatra estetico. Dottore, benvenuto. Grazie per l'invito. Dottore, come si possono rimuovere le cisti sebacee senza un taglio chirurgico? Allora, abbiamo sviluppato una tecnica in clinica che abbiamo chiamato Scareless, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata dedicata alle palpebre e altre neoformazioni. Però una delle problematiche che maggiormente ci chiedono i pazienti di risolvere senza un taglio chirurgico sono proprio le cisti sebacee. Le cisti sebacee sono delle formazioni, non scendo nel dettaglio, che però possono presentarsi sul viso, sul cuoio capelluto e sul corpo. Di conseguenza in ambiti anche estremamente estetici, quindi pensiamo a una guancia, pensiamo al petto, alla zona décolleté in una donna, ma anche il cuoio capelluto è un problema, perché normalmente la tecnica chirurgica classica prevede rasatura dei capelli in un ambito piuttosto ampio oltre la zona dell'escissione e di conseguenza una problematica estetica che perdura per mesi, perché i capelli finché non ricrescono ovviamente la zona la notiamo. La tecnica l'ho sviluppata in un modo molto semplice, ho applicato quello che avevamo già come tecnica di riferimento, quindi un flusso di elettroni convogliati, in modo tale che attraverso questa tecnica io possa fare un foro di circa 2 mm, in alcuni casi anche inferiore, completamente esangue, perché il flusso come passa buca il tessuto e automaticamente cauterizza i vasi, quindi non abbiamo perdita ematica. A quel punto io entro con delle strumentazioni che ho ideato e svuoto completamente la cista sebacea dal materiale interno, che è sebo. Però a quel punto è molto importante rimuovere la capsula che avvolge la cisti. Di conseguenza, ecco qui una cosa molto importante, spremere soltanto una cisti non serve a nulla, tolgo il volume, la cisti nel giro di poche settimane si ricreerà. Fondamentale quindi andare a togliere la capsula. Con queste tecniche di microchirurgia, ovviamente in microscopia, ecco, fare tutto questo a occhio nudo è semplicemente impossibile. Qualunque sia la zona dove noi dobbiamo eliminare la cisti, noi la eliminiamo completamente, sia il contenuto che la capsula. In genere è sufficiente un singolo punto di sutura e il paziente ha un recupero velocissimo, perché non avere il taglio chirurgico, oltre a non esporre il paziente a una antiestetica cicatrice, noi abbiamo anche una velocità che nel recupero del paziente. È vero, siamo più lenti mentre facciamo l'intervento, perché ci mettiamo più tempo, ovviamente è più laborioso, ma per il paziente questo tempo dedicato, investito in sede di intervento, viene recuperato in un modo meraviglioso nel post-intervento, che praticamente non c'è. Grazie, dottore. Grazie a voi.